Sì, un premio fortemente voluto dal Dipartimento Famiglia e di Fratelli d'Italia, è la seconda edizione, quest'anno abbiamo deciso di dare un riconoscimento giusto a due donne grandiose, due donne importantissime per il tessuto sociale del nostro territorio, Suor Livia che svolge da oltre 16 anni un ruolo primario ed encomiabile all'interno del carcere di Pescara e Anna Durante che da oltre 40 anni porta avanti le sue battaglie per il recupero delle tossicodipendenze e per cercare di aiutare i tanti bambini abbandonati dai genitori o che hanno problemi seri familiari. Quindi due pilastri importantissimi, due vere eccellenze. L'8 marzo quest'anno ha un valore ancora maggiore, ancora più solenne per ricordare, stare vicini alle tante donne ucraine che stanno vivendo insieme al loro popolo dei giorni molto molto difficili. Quindi dall'Italia in questo giorno vuole partire un messaggio di solidarietà, di vicinanza alle tante famiglie e alle tante donne che da qualche giorno stanno combattendo contro una guerra atroce. E quando sono entrata nel mondo del carcere mi ha preso proprio un'oppressione, perché ho detto, ma non è quella povertà che io ho visto in Africa, è un altro tipo di povertà, una povertà non soltanto materiale, perché alcuni sono proprio poveri, ma soprattutto una povertà, non parlo anche di povertà spirituale, perché molti sono cresciuti così, ma una povertà proprio senza nessun valore, senza avere il coraggio di affrontare la vita, molti depressi, molti che hanno una vita trascorsa solo nella sofferenza, da quando erano ragazzetti, molti hanno fatto anche il carcere minorile, per cui ed è difficile ricostruire la vita di una persona, è molto difficile, e quindi soltanto con la bontà, con la pazienza, facendoli lavorare con piccole attività, stando loro vicino, chiedendo come stanno, attenzione alla persona. Allora ecco, loro piano piano si sono riavvicinati, parlano, si sfogano, parlano della loro vita privata, da quando erano ragazzini, e quindi piano piano ecco, riescono diciamo, ad affezionarsi alla persona. Veramente mi ha colto un po' di sorpresa questa consegna del premio, ma come ho detto anche prima, l'ho accolto anche in... così pensando con gratitudine a tutte le donne che mi hanno aiutato in questi 40 anni, quindi quelle che sono passate dall'inizio fino a tutte quelle persone, donne che sono con me in trincea in questo momento. E la realtà la conosciamo, è molto difficile in questo tempo, si vive una grossa precarietà e anche esistenziale. E le persone che arrivano sono veramente disorientate. Però ecco, io credo che sia importante anche in occasione di questo evento ricordare che noi del non profit sicuramente abbiamo una missione da svolgere. Il nostro compito e siamo veramente convinte che è importante, ma abbiamo bisogno della vicinanza delle istituzioni in modo concreto, perché altrimenti è molto difficile andare avanti proprio per il tempo in cui viviamo.